Vivere la casa in modo sempre nuovo, mai banale. Ad Expo Casa dal 3 all'11 marzo al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra ci sono gli spunti giusti. L'esposizione di Heptaconfcommercio dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico torna tutti i giorni dalle 15 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 21 per portare al pubblico tutte le novità del settore. 24.000 metri quadrati di esposizione, 8 saloni tematici, 500 stand per un'edizione che è cresciuta nella forma e nella sostanza. Abbiamo avuto partecipazione da espositori di Toscana, Lazio, le Marche principalmente, perché abbiamo quella bella strada che ci aiuta anche. Quindi diciamo Expo Casa sta diventando quello che volevamo fare noi. Vi aspettiamo tutti perché abbiamo delle sorprese, delle grandi sorprese all'interno di Expo Casa. Abbiamo cambiato anche l'ingresso di Expo Casa, è stata disegnata da un altro grande architetto, sempre grazie al professor Paolo Belardi, che è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, un grande architetto che quest'anno è Molinari. Accanto a Luca Molinari, anche altre partecipazioni importanti, tra cui Daniela Gerini, stilista e designer di fama, e lo psichiatra Paolo Crepè, oltre ai rappresentanti degli ordini di architetti, ingegneri e geometri del territorio, e novità di quest'anno, dell'ordine dei dottori commercialisti, per approfondire i temi dell'abitare moderno. Torna anche Piazza Tecla, uno spazio di relazione, informazione e confronto dedicato a performance, lezioni magistrali, seminari e workshop. La discussione serve per aiutare questo evento a parlare di economia, cultura e imprese in modo che il divenire imprenditoriale dello stesso evento possa guardare al futuro con un percorso di ricerca che possa permettere di vivere meglio il fenomeno imprenditoriale. Quest'anno lo slogan è Less Things, More Links. Meno cose, più collegamenti, ma soprattutto c'è un sottotitolo molto forte per abitare dovunque e comunque. Abitare dovunque e comunque significa che oggi si può essere nomadi, si può pensare di vivere in ogni parte del mondo, dal Polo Nord allo spazio, in ambienti ipogei. Abitare comunque significa resistere, e resistere sappiamo ci sono tante forme di resistenza, una di queste è quella a cui sono stati chiamati i nostri amici delle zone terremotate. Da qui Artquake, l'allestimento realizzato da un'equipe interdisciplinare dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci e Università degli Studi di Perugia, che affronta il tema della ricostruzione post-sismica attraverso l'uso di materiali quali legno e canapa. Altre novità saranno la sezione dedicata alla disabilità, con prodotti, arredi e tecnologie per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire protezione e autonomia, e lo Stark Space, uno spazio caratterizzato da proiezioni architetturali ed effetti speciali interattivi.